sono un po' scompato perché abbiamo l'informazione, le televisioni, abbiamo la televisione danese che mi sta seguendo da stamattina alle 8, vogliono sapere tutto, chi sono, e mi diceva poi l'intervistatore: ma lei davvero è un comico? Io ho detto: io non so più cosa sono, sono un ex di qualsiasi cosa, ma una cosa l'ho capita, che se siamo in queste condizioni, se siamo in queste condizioni paranazionali, europee, mondiali, e specialmente italiane, queste condizioni, la responsabilità la possiamo avere qui davanti. Eccola qui, noi ce la prendiamo con la politica, ma senza un'informazione così, una politica così non ci sarebbe mai stata. Allora, non parlo di queste cose, non parlo dei presenti giornalisti, non parlo di voi che siete mandati a fare un lavoro, e capisce, è il lavoro per voi. Quando io vi dico: ma come cittadini, voi giornalisti, cosa pensate? Avete figli, pagate le tasse, avete fratelli e sorelle, un inceneritore potrà far morire anche tuo nipote, ma io non so, non mi interessa, è il mio lavoro. La parola lavoro è diventata una parola vergognosa su cui ripararsi sempre dietro. Il lavoro, l'etica del lavoro oggi, come diceva Bertrand Russell, è la schiavitù, il lavoro oggi. Il lavoro è prendere appalti, dare il subappalto, del subappalto, e prendere un'impresa rumena. E questo è il lavoro. Quale tipo di lavoro? Gli americani 12 milioni di posti di lavoro. Qui il lavoro, come risolvi il problema del lavoro? Poi vai in Rumania, vai in Romania, il lavoro, vai dei subappalti, il lavoro sporco lo fanno gli ucraini, vai in Ucraina, il lavoro sporco lo fanno i georgiani, vai in Georgia, lo fanno i tagiki, vai in Tagikistan, lo fanno i Bangladesh, e vai in Bangladesh, sono gli ultimi, dicono: cazzo, non ci abbiamo più nessuno. Siamo dentro un debito. Io sono qui per parlarvi di un inceneritore, che è un modo di fare economia vecchio di 20 anni fa, 30 anni fa. È il sistema che sta crollando, un sistema, e grazie al movimento che adesso è entrato in questo comune vengono fuori queste associazioni vergognose di politici, di queste multi-utility, questa IREM, dove si quotano in borsa e dove i maggiori azionisti sono i comuni, hai capito? I comuni! E le parole, state attenti alle parole, perché comune non vuol più dire voi! Comune è un SPA con un amministratore delegato! Voi siete i cittadini che pagate i disastri del comune SPA! Ma come fa a esistere una società quotata in borsa dove l'azionista è azionista e anche cliente? Quando perde il comune di Parma, perde come azionista, aumenta le tariffe ai cittadini. E la Consob non dice niente, io mi devo calmare, non devo gridare, devo stare buono. Come si fa? Sono società, ci siamo 5 comuni, ci sono anch'io, Genova, Torino, Piacenza, Reggio e Parma. Parma è l'unico comune che non è più in mano al PD. In borsa non si è quotato l'IREN, in borsa si è quotato il Partito Democratico. Andate a vedere nel CDA chi c'è, tutta gente da 100, 200, 50 mila euro all'anno, 100 mila euro all'anno. E noi ci vogliono infagottare con questa informazione vergognosa, con i festini del PDL, oppure con l'USI, sono briciole. A confronto cosa si mangiano queste persone? La IREN ha 3 miliardi di deficit, 3 miliardi, se fosse un'impresa privata sarebbe già fallita, perché ha 3 miliardi di fatturato e 3 miliardi di perdita. Dammi l'acqua, chi mi ha preso l'acqua? Maledetto Pizzarotti, che Pizzarotti, poi facciamo i conti, te non facciamo i conti, sai. Perché altro che, fermati un po' d'acqua, altro che 3 mesi di consiglio comunale hanno speso 86 euro, sono troppi, io vengo da Genova, dove hai messo 5-10 euro, te li sei rubati. Allora, glielo menano a lui, la Gazzetta in mano ai piccoli imprenditori locali, glielo menano a lui. Glielo menano che lui ha tolto il 10% di stipendio, si è levato la macchina, ha aperto il comune ai cittadini, ha
schifezza di SRL nel vostro teatro Regio, che costava migliaia di euro e perché reclutava musicisti in Romania e in Polonia. Ma stiamo scherzando, se la prendono con lui, 86 euro in 3 mesi hanno speso. E nessuno di queste merde di giornalisti va a chiedersi chi ha rubato 1 miliardo di euro a Parma. 1 miliardo di euro è sparito da questa città. Sono io lo stronzo, tu cosa fai? Che lavori fai? Che lavoro? Allora fai il fotografo, vai a fotografare le facce da culo dei politici, non fa. Bene, io non so più che cosa dirvi, ho capito, qui succederà una cosa, abbiamo contro un sistema di banche, di Confindustria, di gente che va a debito col project financing. Loro che cosa fanno? Vi gestiscono l'acqua, si garantiscono un certo quantitativo di litri da gestire, 1000 litri, se tu non gli dai 1000 litri perché noi consumiamo meno acqua, c'è crisi, loro il mancato guadagno lo spalmano sulle prossime bollette dell'acqua, fai un'autostrada, devono esserci 1000 pedaggi, se ne sono 500, gli dai la facoltà di aumentare i pedaggi agli altri 500, fai un inceneritore. Hanno fatto, noi portiamo fuori i documenti, sono una cosa incredibile, incredibile i documenti che escono. Società indebitate, l'IRE è indebitata, va a Torino, PD, va a Torino. E che cosa fa Torino? Deve 267 milioni di euro in bollette elettriche all'IRE. Per non farlo fallire, perché il comune di Torino è il comune più indebitato d'Italia. Per non farlo fallire non chiede, non dice ridami, mi devi 267 milioni, no! Irem con 3 miliardi di debito gli compra un inceneritore, la salva il comune dal fallimento, si salvano i comuni uno con l'altro sul culo e sul portafoglio dei cittadini di questi comuni. Ma l'inceneritore non è solo l'inceneritore. Andrà a finire male qua, lo so, abbiamo contro tutti i poteri forti, banche, industriali, poi sono quelli che fanno l'inceneritore, sono anche quelli che vengono a raccogliere l'immondizia, se decidono di non raccoglierla più, vi trasformeranno Parma come Napoli e daranno la colpa al Movimento 5 Stelle, avete visto? Eppure c'è l'alternativa! Qual è? L'abbiamo fatto! La differenziata spinta porta a porta, i centri di smistamento delle materie prime e secondarie, poi sta al vostro comportamento da adesso, se non volete l'inceneritore cominciate a fare la spesa di un altro modo, primo, secondo imballaggio lasciateli lì, non comprate usa e getta, non fate immondizia, cominciate da lì, bisogna produrre le cose di un altro modo, noi tasseremo chi fa l'usa e getta e detasseremo chi fa invece i prodotti alla spina, per esempio, con le tasse puoi spostare. Ma è una battaglia incredibile se non ci date una mano tutti, ognuno di voi. Ognuno di voi. Bene, l'inceneritore è un modo di vedere l'economia che è finito. L'inceneritore è produrre energia. Ne produciamo 3 volte il fabbisogno italiano, per dare energia, per scaldare una casa che ne disperde la metà. Vi sembra una cosa normale? Fare cose che non servono, bruciarle, fare energia per rifare cose che non servono, per ridare energia per fare cose che non servono. È finito questo sistema, non funziona più, le controindicazioni sono economiche, non sta in piedi. L'Unione Europea ha detto che dopo il 2020 non si può più bruciare nulla. Questa IRE mette su un inceneritore e si è messo il suo guadagnino già e brucerà i rifiuti a 167 euro la tonnellata, quasi il doppio di tutti gli altri inceneritori. E poi vi dicono che risparmierete sulla bolletta, risparmiare sulla tassa sui rifiuti significa fare meno rifiuti paghi di meno, fare più rifiuti paghi di più. Allora fare la raccolta differenziata porta a porta significa elevarsi un attimo. La dividi, farai un piccolo sacrificio, ma dai posti di lavoro e guadagniamo quei rifiuti, l'abbiamo fatto noi a Cesena, 200.000 persone, quanti siete voi qua?
200.000, abbiamo fatto due giorni con 200.000 persone. Abbiamo fatto decine e decine di tonnellate di rifiuti, le abbiamo separati privatamente. Poi abbiamo chiamato un imprenditore di Treviso, Vedelago. È venuto con i suoi camion, si è caricato 50 tonnellate di immondizia, ce l'ha pagata 7.000 euro, se l'è portata nel suo centro di riciclo e ha fatto guadagnare 60 piccole imprese. E non è andato nulla in discarica, nulla in inceneritore. Sono cose di quando ti dicono Vienna, qua la Spagna, sono nei centri delle città, sono inceneritori piccoli, fatti 20 anni fa, quando non c'erano i microscopi a scansione ambientale, gli ESEM sono microscopi che scansionano una particella a un miliardesimo di metro, non c'erano. Adesso possiamo vedere cosa esce da un inceneritore. Anche se tu blocchi le PM10, le particelle grosse, quelle piccolissime escono. È sulla nostra pelle che fanno queste cose qui. Avete il dovere e dovete avere il coraggio di affrontare insieme a loro questa battaglia per Parma. Ognuno si gioca qualcosa. Io mi sono giocato la mia attività di comico.